è l'appalto più pazzo del mondo, perché in comune si smentiscono un giorno dopo l'altro. Prima ci avevano detto che i lavori erano terminati, avevamo ragione noi, non sono assolutamente terminati i lavori di via Marconi. Oggi sono costretti a risponderci a un'interpellanza scritta dai nostri consiglieri comunali e ci devono dire e scrivere che 4 incroci non sono ancora dotati di impianti semaforici. A dire la verità, anche oggi Masci ne spara altre sulla stampa, cose che non trovano nessun appiglio formale. Ci sarebbero adesso dei sensori, il tutto non sarebbe più condizionato invece ai dispositivi da installare sugli autobus di Tua. Il dirigente addirittura ci dice che non sapeva quello che aveva firmato. Veramente assistiamo a cose assurde. Questo è veramente l'appalto più pazzo del mondo, che sta però facendo soffrire tantissimo anche in termini di sicurezza. L'appello che oggi noi rivolgiamo al prefetto, a cui abbiamo scritto una lettera, è quello di intervenire sulla sicurezza, perché se il lavoro è terminato, se ci sono i sensori, non c'è più ragione di aspettare e si possono aprire quelle benedette rotatorie bucate, il che fa già ridere di suo. Consentire il passaggio degli autobus e non insistere, diciamo, nei confronti degli autisti di Tua a farli violare sistematicamente il codice della strada. Loro ci rimettono in termini di decurtazione di punti sulla patente, loro ci rimettono in termini di responsabilità. Poi ci sono tanti dubbi che noi abbiamo ancora e che riguardano il sistema di funzionamento di questi semafori. Questi semafori saranno sempre funzionanti o si attiveranno soltanto al passaggio degli autobus? Perché se si attiveranno soltanto al passaggio degli autobus, gli attraversamenti pedonali che sono troppo in prossimità delle rotatorie non saranno assolutamente in sicurezza. Noi quindi chiediamo delle risposte in termini di sicurezza per Tua, ma anche per l'utenza debole, per i trasportati degli autobus, per le persone che devono attraversare, per i ciclisti, per chi deve fare una passeggiata tranquilla su via Marconi. Abbiamo scritto una nota ben documentata il 19 di dicembre alla Corte dei Conti. Dopo 850 giorni, l'appalto ne doveva durare 189, è un appalto che è aumentato da 1.100.000 a 1.500.000, enormemente. Non si può sentire che i lavori non sono ancora terminati perché mancano i soldi. È scritto nero su bianco nella risposta che è stata fornita ai nostri consiglieri comunali. Allora, c'è un dato e qui dobbiamo ribadirlo ancora un pochino meglio. Il lavoro con la perizia è stato appaltato con tutti i semafori. Successivamente sono stati stralciati una parte di questi semafori e affidati con affidamento diretto a una ditta che si chiama Tecnosignal. È stato quindi sottratto alla precedente ditta che era la Rapino e affidato in maniera diretta alla Tecnosignal. Ora scopriamo, naturalmente quei fondi sono stati utilizzati per farci altri lavori che non erano assolutamente previsti, perché questo è un appalto capestre, bisogna dire la verità. Ora scopriamo invece che ci sono altri semafori da mettere che non sono stati messi perché mancano i soldi.